Aurora Ramazzotti incinta? La figlia di Michelle si svela. Aurora Ramazzotti ha allarmato i suoi fan in merito a una possibile gravidanza. La giovanissima conduttrice di X Factor Daily Aurora Ramazzotti ha diffuso involontariamente del panico tra i suoi fan. Da pochi giorni ha compiuto il suo 21esimo anno di età e molti hanno creduto che fosse giunto per lei il momento di diventare madre. Aurora però cerca di chiarire prontamente il malinteso diffuso in poche ore. La giovane conduttrice Ramazzotti aveva pubblicato sul suo profilo social una foto mentre entusiasta e felice abbraccia Mara Maionchi. Aurora aveva un vestito molto aderente di seta, e ciò ha causato il fraintendimento. Molti fan infatti hanno intravisto un pancino sospetto, credendo che fosse incinta. In effetti ci sono delle rotondità e sono anche evidenti, ma la spiegazione che ci viene fornita dalla diretta interessata. Aurora ama mangiare e confessa i suoi peccati. Nel giro di qualche ora la domanda sulla possibile gravidanza era diventata sempre più frequente tra i suoi fan, i quali commentavano la foto. Aurora quindi ha deciso di mettere fine a ogni dubbio e di rivelare la sua verità. La conduttrice riconosce la presenza di un pancino che potrebbe far pensare a una gravidanza, ma in realtà la sua è solo panza poiché ama mangiare. Aurora preferisce quindi concedersi qualche peccato di gola, piuttosto che avere un fisico super snello. I fan quindi si sono dovuti ricredere e hanno dovuto accettare l'inesistenza di un bebè. Il desiderio di Michelle di diventare nonna ancora non si è realizzato, e a quanto pare la Svizzera dovrà attendere ancora. Aurora e Goffredo Cezza felici insieme. La giovanissima Aurora ha trovato la felicità e serenità in amore con Goffredo Cezza, con il quale è fidanzata da diversi mesi. La loro relazione sembra molto stabile e non ci sono state mai degli scoop o rivelazioni di crisi tra i due innamorati. È stata anche la stabilità di tale rapporto ad indurre numerosi fan a una possibile gravidanza. Ma a quanto pare i due giovani non hanno ancora intenzione di diventare genitori.